A tutti i telespettatori del TG Norba Prima, ben ritrovati. Sono passati 50 anni da quando la pellicola Il sorpasso del regista Dino Risi veniva alla luce. Un flop per la critica dell'epoca, oggi invece è un capolavoro per l'Italia intera. Il mezzo secolo di storia del film è stato festeggiato a Trani. C'era per noi Francesca Rodolfo. Le pinne, il fucile, gli occhiali, non guardare che senso gli ho dato. Vanna più forte, spingo. Bella pupa, eh? Qualcuno lo ha definito il più bel film di sempre, anche se nel 1962, anno in cui vide la luce, non fu apprezzato dalla critica. Anzi, oggi, al contrario, Il sorpasso è considerato il capolavoro del regista Dino Risi e costituisce uno degli affreschi cinematografici più rappresentativi dell'Italia del benessere e del miracolo economico degli anni 60. E la città di Trani, nel 50° anniversario della nascita dell'opera, ha voluto segnare l'avvio ufficiale delle attività sociali del circolo a lui intitolato, proprio con la proiezione della pellicola che più di ogni altra definisce al meglio la commedia all'italiana. Adesso a un certo momento della sua vita ho detto qui riesco a far ridere è finita per me. Occupa. Qui dicevo che era l'attore delle maestre italiane. A Trani anche due ospiti d'eccezione, Marco e Claudio Risi, figli dell'indimenticato regista e sceneggiatore di commedie, che hanno il pregio di ritrarre i mutamenti repentini di una società italiana costellata di personaggi caratterizzati in modo ironico e sagace, senza mai cercare rifugio nella banalità dello stereotipo. Imponente l'eredità lasciata ai figli, in senso professionale si intende. Sono emozionato, come lo credo lo sia anche mio fratello. Mio padre si sarebbe detto ma... troppo onore, ragazzi, no, non va bene, dai, tu fatela un altro, ecco. Però siamo contenti ed emozionati. E con Lorenzo Procacci, quando sentivo che parlava e diceva il Risi deve fare questo, deve fare quell'altro, mi faceva un certo effetto perché mi sembrava di sentir parlare di mio padre, di nostro padre, che purtroppo non c'è più, ma vive ancora in un quartiere qui di Trani molto bello attraverso i suoi film. Oggi si festeggiano i 50 anni del sorpasso ed è bello che una città come Trani e che una persona come Lorenzo Procacci si sia ricordato di lui e abbia deciso di fare un circolo che si chiama appunto Il Risi, Dino Risi, un circolo di cinema che proietta film di un certo tipo, anche di altro tipo, ma soprattutto di commedie, di commedia italiana, della gloriosa commedia all'italiana di Risi, di Monicelli, di Steno, di Scola, di Comencini e di tanti altri maestri. Spensieratezza, risate amare e satira di costume sono gli elementi tipici dei film di Dino Risi. Nel sorpasso l'Italia del benessere economico è dipinta con toni corrosivi, trapela la sua pessimistica sfiducia nell'uomo. I personaggi non sono però caricaturali come nella commedia all'italiana, ma ritratti con sfumature psicologiche molto intense. L'automobile è il simbolo della voglia di superfluo conseguente alla crescita economica. Il resto è storia nota. Si chiamava Roberto. Il cognome non lo so, conosciuto ieri mattina. Thank you.